Ho sempre pensato che per comprendere l'essenza di persone e cose occorre osservarle attentamente e più in profondità. Mi sono chiesto quale sapore possa mai avere la vita senza un cuore che non inaridisce e non dimentica l'altrui sofferenza. Per questo ho deciso, ancor di più in questo difficile momento, seppur con una maschera in volto, di osservare persone e cose con gli occhi il cuore di un bambino e la speranza che ognuno di noi possa trarne sempre il meglio, sforzandosi a costruire ponti e a non alzare muri verso il prossimo.